Carissimi nipoti, ciao! Oggi faremo l'autostrada assieme, intanto vi racconto delle cose. Qualcuno vi riporta che i vostri commenti ogni tanto, non so per quale ragione, spariscono da YouTube, vengono cancellati. Me l'ha detto più di una persona e io ho anche controllato le mie impostazioni, ma non so che cosa succeda, se c'è un bug o qualcos'altro. Ma non sono io a cancellare i commenti, non ho nessun motivo di farlo. Se sono commenti di discussione, no, qui che non sono offensivi, davvero non so cosa ogni tanto succeda, ma l'ho notato, me l'hanno detto più di una persona. E poi ho riguardato i miei video e ogni tanto vedo che sono logorroica, quello da sempre, anche un po' isterica, devo essere sincera. Oggi cercherò di avere toni un po' più pacati perché è una bella giornata di sole mentre guido. Adesso mi apro anche una Coca-Cola. Allora, oggi volevo parlarvi del periodo che ho fatto e l'ho avuto, solo che non ho mai parlato di binge eater. Ne ho mai parlato perché è stato moltissimi anni fa e poi è stato travolto dopo dalla bulimia nervosa che ha preso sopravvento, quindi col vomito autoindotto ha preso sopravvento. E quel periodo breve di binger, mettiamola così, non di pincher bitch che è un cane, ma di binger, è stato un po' dimenticato, ma in realtà volevo parlarvene perché quello è stato davvero il periodo più pericoloso della mia vita a livello alimentare, non solo, anche a livello proprio di stile di vita globale. I metodi di compensazione che usavo al posto del vomito, veramente un periodo forse il più brutto della mia vita, e adesso ve lo racconto e vi dirò anche, se riesco a apparire in video di nuovo, vi dirò anche che cosa credo l'abbia abbia fomentato quel periodo lì, che cosa l'abbia causato. Allora, io dirò ancora una volta che tutti i miei guai alimentari sono iniziati mentre mi trovavo a Londra col progetto Erasmus. Ero giovanissima, avevo 24 anni. Io non ho iniziato a mangiare e vomitare immediatamente. Quello che succedeva era che io sono stata trapiantata a un certo punto da studentessa di campagna in Veneto. Non frequentavo neanche l'università in realtà, perché facevo degli esami da casa e tutto, quindi non ero abituata a una vera e propria vita universitaria. Una volta trapiantata a Londra mi sono trovata con uno stile di vita completamente diverso da quello che era il mio, in cui onestamente da giovanissima e anche piuttosto ribelle di compagnia mi sono gettata a capofitto nella vita universitaria. E se qualcuno ha mai studiato soprattutto a Londra, in grandi città, comunque nel Regno Unito, sa che la matricola Erasmus, il freshman come lo chiamano loro lì, ha tutta una vita sociale che è terrificante. Praticamente questo riguarda party, feste ogni sera, sono motivi di incontro di tutti i tipi, soprattutto anche per chi arriva dall'estero, anche perché la vita universitaria nel Regno Unito, almeno quella che era per me a Londra, la University College, si svolgeva in uno ostello studentesco, quindi molto differente dalla vita che facevo in Veneto. E lì ogni sera c'era un impegno sociale diverso, per cui il giorno dopo invece dovevo andare all'università, dare esami e quant'altro. Ho trovato tutto molto 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 divertente, ma anche molto molto difficile. Cosa succede di preciso in quel periodo? Quindi io mi sposto a Londra ed ero già attenzione, c'era già una base fertile per la malattia, perché io mi trovavo a dieta, ero già a dieta ferrea da circa un anno, ed era una dieta che mi rendeva veramente molto molto nervosa. Io avevo degli scompensi con il mio corpo, non la vivevo bene sicuramente. La restrizione calorica mi rendeva intrattabile, aveva avuto un impatto molto potente sul mio fisico, perché ero dimagrita parecchi chili, ma anche sicuramente sul mio umore. E una volta arrivata a Londra, quindi con un periodo di diete restrittive alle spalle,
mi sono trovata che ogni sera c'erano delle cene in questo ostello studentesco molto grande in cui vivevo, delle cene, delle feste sempre a base di tanto cibo, per cui la prima reazione che il mio corpo ha avuto post dieta, cioè che in quel momento ha avuto, è stato quello veramente di abbuffarsi, io devo essere sincera, come un vero e proprio binge eater, lo dico tranquillamente, perché adesso ho dei ricordi precisi, delle sensazioni precise di me con la pancia veramente molto 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 piena, di non riuscire più a muoversi dalla sedia in cui ero e non dar... Cosa, sei fermato in mezzo alla strada? Amore mio, che cazzo stai facendo? Perché in mezzo alla strada, vabbè, in mezzo alla strada proprio. Forse è rimasta in panne, ok? Mi spiace. Sì, ho paura, sì, che ha messo le quattro frecce. E, allora, quello sicuramente quello che ha causato il binge eating, non posso dare la colpa alla vita universitaria londinese, che era veramente piena rispetto a quello che facevo qua. Perché qualcuno dice, boh, quando vai a Londra torni a casa ammalata. Sì, è vero che sicuramente abbracci uno stile di vita completamente nuovo, ma il mio problema probabilmente era il fatto che io ero a dieta ferrea da un anno, per cui ad un certo punto il mio fisico probabilmente non teneva più questo stile di vita, non riusciva più a tollerarlo a livello proprio psicofisico, e ad un certo punto è sfociata questa dieta qui, è sfociata in vere e proprie abbuffate che si ripetevano ogni sera. Io comincio a mettere su peso molto velocemente e anche questa cosa qua mi ha fatto molto molto soffrire, perché ricordo perfettamente i jeans talmente velocemente che, anche perché ero a dieta, quindi qualsiasi variazione nello stile di vita alimentare avrebbe causato un aumento repentino di peso, così è stato. Non entravo più nei Levi's 501, mi ricordo che me li ero comprati risparmiando quant'altro, e ad un certo punto non entravo più, ho cominciato a piangere, soffrivo molto di questo aumento di peso repentino dopo che avevo fatto un anno di difficoltà di tutti i tipi con la dieta, perché purtroppo io amo anche il cibo come tutti gli esseri umani, per cui trovarmi che in due o tre giorni ero riuscita a riprendere tutti quei 5-6 kg che avevo perso, stavo veramente molto molto male. No, Beach non è un triggerare alla dieta, non è un triggerare al disturbo alimentare, sto solo raccontando quello che mi è successo al momento. E il vomito autoindotto non era ancora cosa mia, assolutamente, non l'avevo mai esperienziato prima, e quindi al momento quello che sono riuscita a fare per cercare di contenere gli effetti devastanti, soprattutto psichici, che aveva questo binge eating che ormai stavo portando avanti di settimana in settimana, praticamente ogni sera, quello che facevo il giorno dopo e che forse fate anche voi, molto probabilmente sbagliando e implementando ancora di più le abbuffate, era che utilizzavo delle compensazioni, dei metodi di compensazione delle abbuffate assolutamente devastanti. Allora, innanzitutto il giorno dopo fino alla sera si parlava di non mangiare nulla, digiuno totale, perché il giorno prima mi ero abbuffata, quindi degli scompensi alimentari orribili, perché uno si riempie la pancia, poi non mangia più niente, poi si riempie ancora, e questo sicuramente lo sapete anche voi, che quando nel binge il problema spesso sta proprio in questo, di creare degli scompensi a livello proprio metabolico, a livello alimentare, si introduce molto cibo, poi si cerca di restringere, e questo non avere più una struttura dal punto di vista dei pasti, mandare tutto all'aria con apporti calorici enormi per poi fare restrizioni o quant'altro, sappiamo perfettamente bene che sono solamente forieri di un disturbo alimentare. E questo è quello che facevo io, quindi facevo tutto il giorno abbastanza intenso, perché insomma andavo a lezione in inglese, completamente in inglese, non avevano pietà di noi italiani o quant'altro, assolutamente no, e quindi cioè per me era difficile comunque, difficile, mi ambientavo, ero comunque una persona che arrivava da una cittadina di campagna, in una grandissima città, quindi era tutto in realtà
era tutto nuovo, quel tipo di vita universitaria molto intenso, molto anche con molte istituzioni, con molte che ci venivano anche incontro, per carità, con motivi, con occasioni di incontro che invece non avevo mai avuto a Venezia. E quindi era tutto molto, veramente molto, molto intenso, molto nuovo per me. E adesso penso che forse anche quello, insomma, ha avuto il suo impatto. Poi ad un certo punto, siccome la restrizione calorica non era più sufficiente, io ho cominciato a fare, adesso non ricordo esattamente come me le sono procurate, delle pastiglie anoressizzanti. Non vi dico il nome, forse l'ho detto in qualche altro video, adesso vediamo anche il biglietto dell'autostrada. Ho iniziato a fare uso di queste maledette pastiglie anoressizzanti che alla pari del... No, sono anche molto peggio, perché comunque sono... si parla di pastiglie di chimica. Mi sono aperta la coca. Allora, l'effetto delle pastiglie anoressizzanti è di darti un grande... di pompare il cuore in maniera impressionante, di darti una grande energia. E quindi io ad un certo punto mi ero data anche alla iperattività assoluta, per cui addirittura saltavo le lezioni, non andavo più a lezione, avevo bisogno, un bisogno impellente di camminare per tutta Londra dalla mattina alla sera senza mangiare nulla, per bruciare quello che avevo mangiato. E per questa ragione io so cos'è l'iperattività, l'ho portata avanti per parecchio tempo per cercare appunto di compensare il cibo che ingerivo. Quando le persone adesso mi dicono tu soffri di iperattività, di sport compulsivo, spaccherei di tutti i denti, mi viene così da ridere, perché io so che cosa vuol dire essere iperattivi e mollare la tua vita normale, la mia vita universitaria di allora, mollarla completamente per settimane per perseguire cercare di contenere gli effetti della buffata e bruciare le calorie tramite anche appunto le camminate lunghissime per Londra. Ormai la conoscevo bene perché andavo dappertutto, e queste pastiglie mi tenevano su, mi facevano quindi sfogare in giro per la città, e non mangiavo assolutamente niente per tutto il giorno, finché la sera poi arrivava di nuovo la buffata e comunque io ero in grado di, cioè non riuscivo ovviamente a contenere gli effetti di tutto questo, continuavo a mettere su peso e nella disperazione più totale. Cioè, io sono sincera, quel periodo lì è stato bruttissimo, perché non è un trigger alla bulimia nervosa, non sto promuovendo la bulimia nervosa, ma devo essere sincera, quando sono diventata poi bulimica, avevo una maniera di sfogare, di eliminare quindi gli effetti del cibo, compensando col vomito il tuo indotto, che tutto sommato mi tenevano più tranquilla, meno disperata, mentre nella fase di binge eating che ha preceduto la bulimia nervosa, quello che succedeva è che io sapevo che non sarei riuscita a sfogare nessuna maniera, a compensare in nessuna maniera, in una maniera che fosse efficace come quella del vomito autoindotto. Avrei fatto una fatica, perché erano delle buffate enormi, avrei fatto molta molta fatica, questo mi faceva molto soffrire, mi procurava una sofferenza veramente impressionante, oltre al fatto che stavo affrontando comunque una vita all'estero e anche in una situazione familiare a casa che comunque non era distesa. Tanto è vero che ad un certo punto, quando mia madre un giorno, avevo anche un rapporto conflittuale al momento con mia madre, ricordo, a Londra non ci sentivamo molto, e un giorno mia mamma al telefono mi dice che lei e mio papà si stanno separando, o meglio, le cose andavano già malissimo tra i miei, però mio papà aveva deciso di uscire di casa, e per mia madre questa era una buona notizia, per me invece era veramente, da figlia, capisco adesso mia madre, col senno di poi chiaramente, da figlia per me era ovviamente devastante, e quello è stato un ulteriore trigger, tanto è vero che io, preda a queste pastiglie anoressizzanti, il cui effetto è davvero davvero brutto, ad un certo punto ho cominciato a dare i numeri, ad essere veramente isterica, a fare delle scenate, perché comunque ti rendono anche di umore, ti rendono borderline, anche se tu non lo vuoi, davvero ti fanno andare su e giù con i tuoi bioritmi. Avevo dei bioritmi scatenati, ho cominciato a fare
delle scenate spaventose. Mia sorella è arrivata dall'Italia perché comunque era preoccupata e mentre era ospite ha visto di tutto e di più. Tanto è vero che un giorno, mentre io avevo questi accessi di ira impressionanti, mia sorella, ricordo benissimo, che è andata nell'ostello studentesco a chiamare un nostro amico che faceva il dottorato di ricerca in medicina. L'ha chiamato e ha detto: ti prego, vieni, perché mia sorella sta dando i numeri. Io ricordo questo, non ero la persona che sono adesso. Al disturbo alimentare nascente si accompagnava veramente dei bioritmi scatenati, una personalità e una assolutamente fuori controllo. Quello poi me lo ricordo come il periodo più difficile della mia vita dal punto di vista alimentare, perché tutto sommato ammetto che con la bulimia nervosa, mi tocca dirlo, mi tocca ammetterlo, il mio equilibrio si è assestato. È come se io trovassi un punto, un assestamento mio interiore e anche fisico tramite la bulimia nervosa, mentre questo periodo di binge eating io l'ho vissuto veramente male. Credo che di poter dire col senno di poi non l'ho mai più di tanto analizzato, perché dopo 2-3 mesi di binge eating intenso in cui soffrivo come un cane, questo periodo è stato completamente travolto da un periodo di bulimia nervosa molto grande che ha iniziato proprio a Londra e che poi ha continuato nel tempo con mangio e vomito in continuazione. Per cui io ho dei ricordi che partono in realtà dalla bulimia nervosa, ma non hanno mai, quasi mai, i miei ricordi presi in considerazione. Invece questo periodo è ancora più devastante e più pericoloso, perché proprio perché io avevo cominciato ad assumere queste pastiglie al momento, io non capivo bene gli effetti collaterali, quanto devastanti fossero, ma col senno di poi capisco che poi sono state anche messe fuori uso queste pastiglie. Io a un certo punto ho dovuto smettere perché, per salvarmi l'esistenza, perché nel momento in cui io le prendevo comunque hanno proprio l'effetto di una droga, ti senti molto su, ti senti nel momento in cui tu smetti di prendere queste cose, queste pastiglie, c'è un effetto down immediato, per cui avevo quasi tendenze suicidarie dovuto davvero allo scompenso chimico che mi portavano queste pastiglie. Per cui quello lo ricordo come il periodo più impressionante, più difficile e più brutto della mia esistenza. E adesso, come adesso, a me non differiva molto dalla bulimia nervosa che è venuta dopo. Quello che è successo dopo è semplicemente che tutte queste abbuffate hanno cominciato ad essere compensate col vomito autoindotto, praticamente in maniera molto naturale. Perché? Perché la mia pancia era così piena che ad un certo punto ho dovuto davvero cominciare ad andare in bagno e svuotarmi praticamente ogni sera. E questo anche perché girava tra gli studenti comunque come pratica, mi ricordo che ne sentivo parlare da altre persone che dicevano: ah, ma io mangio vomito da una vita, così, come se fosse la cosa, lo sport più tranquillo del mondo. E quindi ho iniziato a farlo anche io nel buio della mia cameretta. Pensate voi, avevo questa bacinella, poi lanciavo tutto in bagno. Ma lo dico con brutalità: non seguite il mio consiglio, cioè, nel senso, non è un consiglio, non seguite quello che ho fatto io. Quando sono passata dalla binge eating intenso alla bulimia nervosa, tutto sommato ho eliminato quelle pratiche di assunzione di queste sostanze chimiche assurde che mi stavano nel lungo periodo mi avrebbero reso semplicemente una drogata, perché poi fanne a meno tu quando hai l'effetto down. Impressionante, tanto che io non capivo cosa mi succedeva a livello chimico, l'ho capito dopo. Avevo dei giorni in cui ero catatonica, non riuscivo a fare nulla. Quella forse è stata la cosa più brutta che potevo fare al mio corpo. E ho smesso anche con l'iperattività, perché semplicemente perché avevo un altro valvola di sfogo. Non ho mai usato né diuretici né lassativi, più di tanto no, però il vomito autoindotto, quello era ormai diventato una costante nella mia vita studentesca. Però da un punto di vista sono terminati altri metodi compensatori e la tristezza infinita che mi dava l'ingrassare, quando io invece avevo lottato come una pazza per cercare di dimagrire. Brutto da dirsi, la bulimia nervosa mi ha assestato. Adesso terminerò il video dicendo questo, che
alla pari di ogni altro disturbo alimentare. È chiaro che il trigger, il grilletto che fa partire la pistola è sempre qualcosa di interiore che tu hai. Nel mio caso, la mia storia familiare parla per me, non, assolutamente non negherò mai questo, però non è una dieta che fa, ti porta alle abbuffate, non è la dieta in sé, però se tu hai chiaramente dei problemi già tuoi, personali, e sei anche a dieta, forse anche no, forse anche serve veramente solamente una dieta. Comunque la dieta, assieme a queste problematiche mie personali, ha dato sicuramente un terreno fertilissimo per portarmi dritta come un treno, e non smetterò mai di dirlo alle persone che mi ascoltano. Sapete che non do consigli, ma racconto la mia storia personale. Quello che ha mandato tutto a puttane subito è stata la mia salute mentale e fisica, è stata sicuramente la dieta ferrea a cui io mi sottoponevo. E siccome era la prima volta che ne facevo una così ferrea, devo essere sincera, la cosa mi procurava mentalmente degli scompensi, una voglia di cibo che non ho mai più provato in vita mia, perché io ve lo dico, negli anni dopo, in cui comunque il mio fisico si è assestato nell'idea di mangiare e vomitare, aveva trovato una sua sorta di equilibrio diabolico, che diabolico anche nel tempo, diciamo, che sì, mi sono assestata su una routine, che è una routine orribile, che è quella del mangio e vomito, ma che sicuramente mi ha dato più una stabilità emotiva maggiore. Il periodo del binge eating lo ricordo come il periodo più orribile della mia vita, ed è stranissimo perché al momento, quando io sono tornata da Londra malata, già ero già malata di bulimia nervosa da mesi, io lo ricordavo come il periodo più bello della mia vita, perché finalmente avevo iniziato la vita universitaria a Londra, avevo scoperto una città meravigliosa come Londra, non smetterò mai di dirlo, è la capitale che mi ha reso un po' quello che sono, un po' ribelle, un po' amante della moda, così. E quindi ho sempre avuto questa idea dell'anno più bello della mia vita. In realtà è stato veramente l'anno più problematico della mia vita, da cui tutto è partito a livello alimentare. Quello che io dirò sempre: ricordatevi che quando fate una dieta ferrea, quello vi mette su un terreno pericolosissimo, scivolosissimo, prima o poi, a meno che voi non siete dei cyborg che riuscite a controllare, prima o poi arriverete a qualche forma di scompenso alimentare, se siete sfortunati come me, ad un disturbo alimentare vero e proprio, che continuerà forse, potrebbe anche diventare cronico. Per cui, che voi soffriate di anoressia, di bulimia e di binge eating, quello che volevo dire forse con questo video è questo. Io, pur non considerandomi nel tempo una binger, dico che i disturbi alimentari sicuramente trovano un grandissimo terreno fertile nelle diete restrittive. Per me sono nemiche di ogni benessere psicofisico. Io nella mia vita non farò mai più diete restrittive, che sono per me una cosa intollerante, che non riesco a portare avanti nel tempo, non mi fanno stare male. Quello che chiede il mio corpo io glielo do. Quando mi parlano di dieta chetogenica, ancora adesso, però io già il nome mi sta sui coglioni, e neanche la provo su di me, perché so che mi porterebbe all'inferno. Bene, cari nipoti, cari bingers, adesso vi saluto e ci vediamo per il prossimo video. Ciao!